Parola chiave, pena di morte. Oggi affronteremo questa tematica, appunto sulla pena di morte, e lo faremo utilizzando come nostra consuetudine un testo, un classico del pensiero. L'opera in questione è Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, pubblicata per la prima volta nel 1764. Chi era Cesare Beccaria e come deve essere interpretata, come dobbiamo leggere quest'opera? Cesare Beccaria è stato un grandissimo intellettuale italiano, come tutti sanno, un illuminista italiano nato e morto a Milano, che ha vissuto sostanzialmente tutta la sua vita all'interno di un secolo, che è il secolo appunto dei lumi, il XVIII secolo, il 1700. Beccaria, con quest'opera, che avrà un'importanza straordinaria nella storia del pensiero per la tematica e per il modo in cui è affrontata appunto dall'autore, quella sostanzialmente sulle pene, in particolar modo sulla pena di morte, Beccaria non è un fenomeno isolato, appunto, ma è riconducibile ad un ethos, è riconducibile ad una temperie, è riconducibile ad un clima, che è appunto il clima dell'illuminismo, del lume della ragione. Considerate infatti che 2 anni prima della pubblicazione dei Delitti e delle Pene, ovvero nel 1762, Rousseau, un certo Jean-Jacques Rousseau, pubblicava Du contrat social, pubblicava Il contratto sociale. Sapete che all'interno di quest'opera una delle parole chiave più ricorrenti è quella di volontà generale, e non è un caso appunto che Cesare Beccaria riprenda questa espressione, volontà generale, che appunto vi si ritrova all'interno della sua opera, Dei delitti e delle pene. Per capire l'influenza che ebbe certamente l'opera di Rousseau, un anno prima della pubblicazione Dei delitti e delle pene, 1763, Voltaire pubblica il Trattato sulla tolleranza. Qui si analizza il tema della tolleranza. Il trattato si apre appunto con la celebre e tristissima vicenda di Jean Calas, condannato a morte in una tolosa intollerantissima e fanatica dal punto di vista religioso, condannato a morte perché accusato di aver ucciso il proprio figlio, Marc Antoine, che in realtà si era ucciso, si era suicidato, si era impiccato. Ma poiché Jean Calas era protestante, diciamo che la componente cattolica colse l'occasione, ecco, per poterlo condannare a morte nonostante fosse innocente. Questo per far capire il livello di intolleranza del tempo. E lo stesso testo dei Delitti e delle Pene influenzò tantissimo poi l'opera successiva di Pietro Verri. Perché è importante citare Pietro Verri, i fratelli Verri, eccetera? Perché Cesare Beccaria faceva parte di un gruppo di intellettuali, come abbiamo detto, questi illuministi italiani, erano degli intellettuali lombardi che solevano riunirsi appunto nell'abitazione milanese di Pietro Verri. Attualmente, pensate come cambiano i tempi in via Monte Napoleone, oggi si vede tutt'altro, al tempo ci si riuniva nella casa di Pietro Verri per discutere di questioni filosofiche, di questioni politiche legate appunto alla tolleranza, alle giuste pene, eccetera. E avevano messo su una vera e propria accademia, questa accademia si chiamava l'Accademia dei Pugni. Proprio perché le discussioni erano particolarmente accese, particolarmente animose e, come dire, quasi e le varie tesi venivano sostenute con tale enfasi, quasi che appunto si rischiasse ogni volta di venire alle mani. Ecco perché questo nome, l'Accademia dei Pugni, dalla quale poi sorgerà anche una rivista importantissima, ecco, che è Il Caffè, come è ben noto. Come potete vedere infatti da questo dipinto, ecco, questa era la casa di Pietro Verri, vedete a partire da sinistra, dalla persona di spalle che è Alfonso Longo, abbiamo Alessandro Verri, quindi fratello di Pietro Verri, poi abbiamo Giambattista Bifi e vedete quella persona seduta, ecco, quella persona seduta appunto è Cesare Beccaria. Poi dall'altra parte vedete il penultimo, anch'egli seduto, è appunto Pietro Verri.
Dunque, Dei delitti e delle pene, un'opera di un illuminista italiano, un'opera che si colloca anche per la metodologia all'interno del razionalismo, ecco, sostanzialmente, che vuol portare il lume della ragione, ecco, quel lume della ragione che dovrebbe sconfiggere invece il sonno della ragione, le tenebre della ragione che generano mostri. E Beccaria non ha tante ambizioni, nel senso che non vuole costruire un discorso sui massimi sistemi. A lui interessa soltanto una cosa, che le proprie argomentazioni siano rigorose dal punto di vista razionale e che siano utili, sostanzialmente. Perché il grande tema della pena di morte, le grandi domande che possono ruotare attorno alla pena di morte sono queste. Si tratta di un qualcosa che può essere accettato razionalmente? Ma ancora, è utile la pena di morte, cioè serve realmente, agisce realmente come deterrente per impedire determinati crimini? Lo capiamo subito qual è l'intento di Beccaria, perché egli stesso, prendo la sua opera, al paragrafo 28, cioè quello dedicato alla pena di morte, appunto, ci dice: ma se dimostrerò non essere la morte né utile, né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità. Non servono grandi discorsi, bisogna dimostrare che la morte, quindi la pena di morte, non sia né utile né necessaria. E se si sarà dimostrato questo, e Beccaria lo dimostrerà, come vedremo, si sarà raggiunto l'obiettivo. Addirittura Beccaria dice: avrò vinto la causa dell'umanità. Questa testimonianza anche di come egli tenesse particolarmente questo argomento. Qui bisogna aprire una parentesi perché si è spesso criticato l'illuminismo, diciamo anche a ragion veduta, di un certo estremismo, potremmo dire, o di vanagloria, cioè di voler sostanzialmente a colpi di ragione, a spazzolate di ragione, rimuovere l'esistente solo perché considerato irrazionale. E qua sono celebri le critiche di Barthes, tanto per dire, sulla stessa Rivoluzione francese, a dire la sola ragione non è assolutamente sufficiente e in nome della ragione si possono produrre certamente dei cambiamenti, ma questi cambiamenti devono essere sentiti, devono far parte già in un certo qual modo dello spirito del popolo, del tempo, insomma, la comunità politica deve essere pronta per accettare, per accogliere il cambiamento, perché il solo fatto che sia giustificabile per ragione non è assolutamente sufficiente, anzi può essere assolutamente deleterio. Perché spesso la sola ragione, quando la si vuole calare dall'alto in determinati contesti che non sono pronti a raccoglierla, che semplicemente funzionano secondo altri modelli, può portare al terrore, può portare alla violenza. Un principio imposto, il bene imposto, questo è un vecchio insegnamento, il bene imposto, anche se bene, proprio perché imposto però, diventa male. Non si può obbligare le persone ad essere libere, anche questa è una vecchia espressione, in realtà è contemporanea, perché è proprio di questo periodo. E quindi l'illuminismo è stato accusato di questo, dice vogliono rimuovere tutto, considerano il Medioevo il sonno della ragione, non hanno cognizione storica, non considerano il processo dialettico della storia, vogliono rimuovere tutto ciò che è irrazionale, ma questo non può non portare al terrore. Ora, se questa critica è vera per certi versi, per altri bisogna anche però riconoscere all'illuminismo la straordinaria capacità, la grande capacità di questi esseri umani, di questi intellettuali di ragionare su questioni importanti. Tantissime come la tolleranza, abbiamo visto in Voltaire, tutte le questioni che affronta Rousseau nel contratto sociale, di discutere di pena di morte in questo caso come Beccaria, in un periodo in cui esisteva ancora la tortura, esistevano ancora delle pratiche assolutamente laide. Lo abbiamo visto, se ci riflettiamo, anche nell'opera di Mary Wollstonecraft. Si possono accettare certe pratiche totalmente barbare, laide, che sono manifestamente ingiuste, soltanto perché magari il contesto non è ancora pronto ad accogliere il cambiamento, perché i cambiamenti devono essere graduali, eccetera, eccetera. Se una cosa è barbara, se una cosa è ingiusta, se una cosa è criminosa,
deve essere criticata e si deve fare di tutto per poterla ribaltare, per poterla rovesciare nel più breve tempo possibile. Questo era il proposito di Beccaria, questo era il proposito degli illuministi, i quali partivano, anche Beccaria parte da questa concezione, da che cosa? Dal fatto che esistano delle leggi naturali, cioè esistano dei principi naturali, il principio di ciò che è giusto, di ciò che è bene e che possano essere compresi attraverso la ragione, e che tutto ciò che invece non corrisponde ad un principio di ragione, perché è manifestamente contrario rispetto alla ragione, non possa essere accettato. Beccaria nella parte introduttiva infatti distingue tre ordini di leggi: le leggi divine, che sono le leggi rivelate, e le leggi naturali. Le leggi naturali sono quelle, potremmo dire, che sono scritte nella nostra ragione, quelle che noi possiamo capire attraverso la ragione, quelle che fanno parte della natura umana, che fanno parte della natura, che ha scritto e che ha dettato la natura e che noi possiamo capire utilizzando la ragione. Non ho bisogno che qualcuno mi ponga il divieto di non uccidere per non uccidere. Io so che non uccidere in senso assoluto è sbagliato. Lo riconosco razionalmente, riconosco razionalmente come essere umano ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma perché? Perché è stata la natura a dettarlo. Si riconosce ciò che c'è, ciò che già preesiste, e lo si può riconoscere perché siamo dotati di ragione. Ora, il discorso della legge naturale è un discorso antichissimo, ma se nel passato, pensiamo al periodo stoico, si configurava maggiormente o quasi totalmente come dovere, cioè quei doveri che le persone comprendevano razionalmente, iscritti in un logos, in una ragione universale, possiamo anche chiamare natura, nel periodo moderno questo assume una forma diversa, cioè la legge naturale non detta più soltanto doveri, ma detta anche dei diritti. Gli esseri umani sono portatori di diritti in quanto esseri umani, che sono iscritti nella loro natura. La vita è un diritto naturale, la libertà, la proprietà. Qui a secondo ovviamente dei giusnaturalisti, cioè appunto dei teorici di un diritto naturale. Beccaria era un giusnaturalista ed era anche un contrattualista, cioè credeva nella natura pattizia della società. Lo Stato nasce secondo un contratto, o come se ci fosse stato. Questo perché? Perché tutti razionalmente riconoscono che uno Stato, cioè un sistema che si regge su determinate leggi e su un giudice terzo che le applica, è un sistema giusto ed è preferibile ad un sistema come può essere un sistema prestatuale che questi pensatori chiamavano Stato di natura, cioè uno Stato in cui non esistano leggi, non esiste un giudice terzo e nel quale sostanzialmente non ci sia nessun tipo di certezza della giustizia, e nel quale può prevalere evidentemente l'utile del più forte, e nel quale la guerra è sempre un pericolo. E a fronte di tutto questo, che cosa ci dice Beccaria appunto sulla pena di morte e sulla pena in generale? Il nucleo centrale è raccolto in due paragrafi, che sono il paragrafo 27 e il paragrafo 28. Ed è proprio nel paragrafo 27 che Beccaria ci dice una cosa illuminante. Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati e quella severità di un giudice inesorabile che, per essere un'utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione. Qui abbiamo già il nucleo fondamentale del discorso. Beccaria parla di una dolce legislazione. Ci sta già dicendo in questo paragrafo che non è tanto la crudeltà della pena ciò che agisce come deterrente per l'individuo, per il potenziale criminale, ma l'infallibilità di essa, che noi potremmo anche tradurre come la certezza della pena. E quindi appunto un sistema di magistrati vigili che siano, come dire, severi, non tanto nel comminare una sanzione che sia quanto più crudele possibile, posto che poi oltre la morte non si può andare, ma che sia certa, che sia infallibile. Questo agisce come deterrente maggiore rispetto appunto alla crudeltà. Questo perché? Perché poi Beccaria, questo ce lo fa ben intendere, alla crudeltà ci si abitua, l'essere umano si abitua anche a quello, non solo, ma riprendendo un'argomentazione che era già stata un'argomentazione di Thomas More,
nell'opera Utopia, che cosa dice Beccaria? L'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto più per schivarla quanto è grande il male a cui si va incontro, fa che si commettano più delitti per fuggire la pena di un solo. Cosa vuol dire? Molto semplicemente. Vuol dire che se io vengo condannato a morte perché, ad esempio, ho rubato una gallina, quindi per un classico reato di abigeato, e qualcuno mi vede, beh, io sarò indotto ad ucciderlo. Se mi vede un'altra persona, sarò indotto ad uccidere anche quella. Perché? Perché se la pena massima è riconosciuta, è già riconosciuta, che cosa mi cambierà? Se la pena di morte è riconosciuta anche per un semplice reato di furto, ma anche per un omicidio, diciamo, che differenza può fare per me? Quale differenza può esserci tra uccidere una persona, due, tre o dieci? Tanto andrei incontro comunque alla stessa pena. Quindi una pena così dura, paradossalmente, piuttosto che agire come deterrente, proprio perché la massima punizione che si può dare all'individuo, la morte, indurrà l'individuo in realtà non a commettere un solo crimine, ma più di uno, ad esempio. Questa è un'argomentazione che aveva già proposto Thomas More. Se si dà la pena di morte a tutti, anche a chi ruba una gallina, o comunque se si fa un ricorso eccessivo a queste misure così, così aspre, è chiaro che poi l'individuo sarà indotto non a commettere un crimine, ma a commetterne di più. Perché allora, per sbarazzarmi di testimoni, eccetera, io sarò indotto ad uccidere, a compiere quanti più crimini, tanto comunque il massimo della pena l'avrei già. E questo è un'argomentazione certamente interessante, ma Beccaria in realtà ci dice anche un'altra cosa, cioè ci dice come dovrebbe essere la pena, che cosa si intende per dolcezza anche della pena, e ce lo dice con una citazione veramente molto bella, che è questa: perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto. E in questo eccesso di male deve essere calcolata l'infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico. Questa è una citazione bellissima ed è una citazione di grande valore. Perché Beccaria ci sta dicendo questo: perché una pena sia efficace, lo abbiamo capito, non è importante l'atrocità. Deve essere innanzitutto infallibile, ma deve avere questa caratteristica molto semplice: la pena deve superare nel male il bene che produrrebbe che cosa? Quel crimine. Espresso in termini ancora più semplici, se io voglio uccidere una persona perché voglio impadronirmi del suo denaro, e c'è però una pena che io so che verrà applicata in modo certo perché la magistratura funziona perfettamente e questa pena magari mi obbligherà a stare in carcere per 20 anni, è chiaro che il male della pena, cioè la detenzione per 20 anni, supererà di gran lunga il beneficio che io posso ottenere da quel denaro, perché non potrò mai spenderlo. Dunque capite la bellezza di questa legislazione. Beccaria riprende tutta una serie di principi poi nell'opera che fanno parte della nostra legislazione, che fanno parte del nostro codice penale. Ad esempio, lui insiste in un periodo in cui si faceva ricorso alla tortura, in un periodo in cui ancora prima della sentenza di giudizio, appunto, ancora prima che si arrivasse al giudizio, le persone venivano torturate per estorcere le confessioni. E molto spesso queste persone stremate confessavano anche ciò che non avevano compiuto. In un periodo del genere, Beccaria scrive e ci dice: la persona non deve essere detenuta, deve essere detenuta soltanto in casi eccezionali, cioè quando magari ci sia il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento di prove, cose che noi conosciamo molto bene. Noi aggiungiamo oggi anche la reiterazione del reato. Insomma, Beccaria ci dice un sacco di cose che sono interessantissime, che fanno ancora parte del nostro sistema giuridico, ma questa citazione è veramente molto bella perché ci dice: la pena, per poter funzionare, è sufficiente che produca un male superiore rispetto al bene, tra virgolette, che produrrebbe quel reato. Straordinaria questa affermazione, bellissimo. E dopodiché arriviamo alla pena di morte. Ora, qual è il primo presupposto della pena di morte che contrasta manifestamente
in termini di ragione rispetto a quello che abbiamo detto precedentemente, cioè che lo Stato abbia una natura pattizia. Per un contrattualista, lo Stato che ha una natura pattizia si crea in questo modo: tutti i membri cedono una parte, una piccola parte sostanzialmente delle loro libertà, e da questa piccola parte di libertà di ciascuno si costituisce la sovranità, si costituisce appunto questa volontà generale. Ma potrà mai cedere l'individuo alla comunità il diritto di essere ucciso? Quando uno dei presupposti per cui nasce lo Stato e per cui nasce la comunità politica è proprio il diritto alla vita, e il mantenimento e la conservazione del diritto alla vita. Quindi già qui c'è una grande discrasia, c'è una grande contraddizione in termini. Cioè il fatto che la pena di morte non può essere riconosciuta se si parte da un presupposto contrattualista. Quali possono essere le due eccezioni che ammettono la pena di morte? Ma sono del tutto eccezionali, e Beccaria lo riconosce. Il fatto che si mette in pericolo, perché entrambe sono riconducibili a questo, che si mette in pericolo proprio la natura della società e la stabilità della società, solo in quel caso. Beccaria le elenca e che cosa ci dice? La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione. Quindi quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa e che quindi possa minare sostanzialmente la stabilità, l'ordine costituito, e questo, come dire, riguarda casi eccezionali, magari ex tiranni incarcerati anche nella misura in cui si privasse della libertà, però la cui semplice esistenza potrebbe portare a delle rivoluzioni in loro nome. Questo è un corso e ricorso storico, motivo per cui molti tiranni o molti re caduti il loro regno spesso, quasi sempre, sono stati uccisi. E poi ancora scrive Beccaria: io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, quindi di condannarlo a morte, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte. Caso quindi del tutto eccezionale, assolutamente eccezionale. Quindi sono due casi eccezionali che riguardano persone non comuni, ma per tutto il resto la pena di morte, dice Beccaria, non è utile e non è necessaria. E vediamo perché. Non è l'intenzione della pena, scrive, che fa il maggiore effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa, perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggero movimento. E ancora, non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà che, divenuto bestia di servigio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Da qui si capisce anche come debba essere interpretato il crimine. Il delitto per Beccaria. Il delitto è prima di tutto, il reato è prima di tutto un reato nei confronti della società. Ancora una volta, qui è pienamente coerente rispetto alla natura pattizia contrattuale della società. È quasi la rottura di un patto, è la rottura di un contratto. Quindi, in primo luogo, il delitto è un crimine nei confronti della società, una società che deve essere anche ripagata. Potrà essere ripagata con la morte, no? La morte, dice Beccaria, è uno spettacolo atroce, è uno spettacolo che non è utile, che non è necessario, ed è uno spettacolo barbaro. La società si ripaga con il servigio, con il lavoro che può essere prestato attraverso una misura detentiva che privi l'individuo della libertà, secondo il crimine ovviamente che è stato commesso, e questo costituisce per l'individuo un deterrente ben maggiore rispetto alla morte. La morte storicamente non ha mai frenato i crimini, questo è vero. Anzi, Beccaria, mettendosi proprio nei panni di una certa popolazione anche sofferente, perché poi qui traspare un elemento anche piuttosto umanistico,
mettendosi nei panni dell'umanità sofferente, di chi è costretta attraverso leggi ingiuste, barbare, dalla tortura, da queste pene così aspre, ad una vita condannata ad una vita di stenti, ad una vita di povertà, condizioni grame. A questo punto, chiunque può essere legittimato a dire: ma sì, andremo pure incontro alla morte, chissà poi se avverrà o meno, ma andremo pure incontro alla morte, ma nel frattempo sbarazziamoci di questa condizione. Magari riusciremo a migliorare la nostra condizione per un po' di tempo, poi insomma tutto magari finirà, ma non è un grosso deterrente quello della morte, soprattutto poi se anche dietro vi sono concezioni religiose. È un attimo, è un giorno in cui verrà decretata la nostra fine e magari però si avrà accesso ad una vita futura. Non spaventa così tanto, insomma, la morte come si potrebbe pensare. Spaventa molto di più e quindi agisce come funzione deterrente ben maggiore. Secondo Beccaria, che cosa? Innanzitutto il fatto che un sistema di certezza della pena, lo ripetiamo, stabilisca delle misure detentive, quindi privazione della libertà carceraria, potremmo dire per un lunghissimo periodo. Questo scoraggia l'individuo molto di più, perché immaginare la propria vita tra le sbarre, una condizione di privazione della libertà, di cui si avrà la certezza per anni, 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 spaventa e scoraggia l'individuo maggiormente rispetto a quella che è la misura, tutto sommato, di un attimo come quella della morte. Quindi vedete ancora una volta, non c'è tanto sentimentalismo in questo, quanto il fatto di dire non è utile, non è necessaria, è una critica puramente razionale quella che Beccaria muove alla pena di morte, per questo è particolarmente efficace. Non è utile, non è necessaria. Una volta che si abbattono questi due muri, risulta difficile continuare a sostenerla. Ma poi ovviamente ci sono anche altri elementi non secondari. Scrive ancora Beccaria: parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio ordinino un pubblico assassinio. Una persona viene condannata, viene punita, viene giudicata perché ha ucciso un altro, quindi viene valutato evidentemente un crimine quello che ha commesso, una laidezza, e che cosa si fa se ne commette una identica, cioè lo si condanna a morte? Può essere giustificabile, può essere razionale questo atteggiamento, cioè che quella stessa autorità, quella stessa sovranità, quella stessa comunità riunita e unita attraverso le leggi che stabilisce determinati crimini, poi ne commetta altrettanti, semplicemente in risposta, non può essere una giustificazione, evidentemente. Beccaria conosce il periodo in cui scrive, conosce il suo tempo e non è che sia particolarmente fiducioso, quantomeno per l'immediato, che alcune poche società e per poco tempo solamente si siano astenute dal dare la morte. Ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. È ancora un mondo, ma si potrebbe dire anche per il nostro, nonostante i grandissimi passi in avanti che l'umanità ha compiuto e che andrà a compiere, ma è sempre un mondo nel quale prevalgono le tenebre. Vedete anche i riferimenti metaforici, il buio, le tenebre, la notte tenebrosa. Ancora in riferimento a quel famoso lume della ragione, a quel lampo che dovrebbe rischiarare, che dovrebbe illuminare, e di cui Cesare Beccaria, come abbiamo visto, è stato un illustrissimo portavoce, esponente. E un altro elemento fondamentale è che si possa arrivare al giudizio in tempi celeri, perché anche qui il fatto che si crei un divario, un'apertura temporale così ampia dalla condanna o dal sospetto, o dal quello che vogliamo, diciamo dall'imputazione alla pena,
Questo è evidentemente poco civile. E già Beccaria lo diceva al tempo. Quindi, insomma, queste sono le argomentazioni che abbiamo cercato di riassumere di quest'opera veramente importante, che sono dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Se questo video vi è piaciuto, o se il nostro canale, i tanti altri video che abbiamo fatto e che faremo sono di vostro gradimento, noi come sempre vi invitiamo a lasciare un like, magari iscrivervi al canale semplicemente per sostenere questo progetto. Grazie.